Grazie Presidente. Ministro, visto che la nostra iniziativa di recarci in India per visitare i nostri due marò è stata ben accolta da parte di questo Parlamento e si è riuscito ad ottenere una missione congiunta di Camera e Senato e soprattutto da parte di tutti i partiti politici, le faccio una nuova proposta, visto che diciamo, le idee sono ben accette in questo caso. Io le chiedo se veramente c'è un'intenzione di internazionalizzare questa vicenda, le chiedo se è possibile recarsi davanti agli Stati membri europei e anche davanti agli Stati Uniti d'America, che comunque anche loro hanno un problema con l'India, e chiedere l'immediato ritiro di tutti gli ambasciatori che si trovano attualmente in India. Questa è una vera pressione internazionale. Solo in questo modo riusciamo a far sentire all'India che peso ha la comunità europea nella politica internazionale? Questo per quanto riguarda i Marò. Dall'altra parte le vorrei dire invece che per quanto riguarda il decreto missioni mi sembra ovvio che se non siamo in grado di riportare i nostri due Marò in Italia nel più breve tempo possibile, non siamo nemmeno in grado di finanziare missioni all'estero, missioni di pace che vedono coinvolti i nostri militari perché non siamo in grado di ovviamente garantire la loro incolumità. Grazie.